quasi 1.300 persone hanno tentato di attraversare lunedì il canale della Manica. Un numero mai visto prima d'ora che conferma l'aumento nel 2022 degli attraversamenti, circa 22.670, il doppio rispetto all'anno scorso. Il governo britannico, in attesa di un nuovo primo ministro, ha sempre annoverato la questione tra le priorità nella sua agenda. E verse milioni di sterline alla Francia per impedire le partenze e proprio per questo ha accusato Parigi di non fare abbastanza per frenare gli sbarchi. Il problema persiste e secondo un rapporto del Parlamento britannico quest'anno si potrebbe raggiungere la cifra di 60.000 persone.